Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Trattativa Stato-mafia. Napolitano dovrà testimoniare. A Londra arrestati 9 sospetti terroristi. Proseguono i raid in Siria e in Iraq. Pedofilia. Il Papa rimuove il vescovo del Paraguay. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, deporrà al processo per la trattativa tra Stato e mafia. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise. Ascoltato come testi in aula, l'ex Premier della DC, Ciriaco Di Mita, ha detto: «Non ho mai saputo nulla della trattativa, l'ho ripetuto più volte ai magistrati». 9 uomini sono stati arrestati a Londra con il sospetto di essere membri di un'organizzazione legata al terrorismo islamico. Proseguono intanto i raid in Siria e in Iraq contro l'IS. I jihadisti nel frattempo hanno distrutto la storica moschea di Arba'en Bali nel nord dell'Iraq, mentre i Peshmerga hanno respinto l'avanzata dei miliziani verso la città di Kobani, a nord della Siria. Nuovo intervento disciplinare di Papa Francesco in tema di pedofilia dopo l'arresto dell'arcivescovo polacco Wesolowski. Ora è il turno di un vescovo paraguayano, Monsignor Rogelio Ricardo Livieré Plano, accusato di aver coperto abusi sessuali nella sua diocesi da parte di preti pedofili. Il Papa lo ha rimosso. Tragedia a Fiano Romano, in provincia di Roma, dove una bimba di 3 anni è morta azzannata dalla sua cane nel cortile di casa. Il cane, un pastore tedesco, è uscito dal recinto dove si trovava e ha aggredito la piccola al collo e alla testa. Trasportata in ospedale, è morta nella notte. Piogge temporali al centro-sud per l'ondata di maltempo proveniente dai Balcani che da ieri ha investito in pieno il nostro paese. Weekend invece dal sapore quasi estivo. Nelle fine settimana infatti si rinforza l'alta pressione con bel tempo prevalente su tutte le regioni. Rudy Garcia, tecnico della Roma, non accetta l'idea di una corsa a 2 per lo scudetto nonostante la classifica. Siamo alla 4ª giornata, è presto per parlare di un duello con la Juve, dice Garcia. Juventus e Roma sono a punteggio pieno dopo 4 giornate.